Mi presento, sono il Divino. In qualità di divinità di questo canale ti invito a passare da Instagram per ricevere i contenuti a me sacri. Inoltre, premi la campanella per ricevere ogni giorno i film. Buona visione. Ragazzi, e benvenuti in questo 28esimo episodio della Soul Link Pokémon Platino. Non dirlo a nessuno, che ho sbagliato episodio. Qui con noi c'è Rocet. Bene ragazzi, siamo pronti per l'ultima palestra, ovviamente insieme a Joe che ci ha deliziato con questa intro. Allora Luke, spettacolo. Nello scorso episodio è successo, sì. Sono successi degli eventi che sommati hanno creato un qualcosa che in questa Soul Link non sarà mai visto, cioè i pianeti si sono allineati, abbiamo cercato 5 catture su 5, ma sono delle cose ragazzi che è pazzesco. Intanto Luke, volevo informare i miei gentilissimi iscritti che oltre a dover lasciare 400 like, ho chiamato il mio Salamence Vladimir, a voi l'interpretazione di questo nome, entriamo in ragazzi, palestra. Ragazzi, lo capiranno penso in 2.5, però... No, perché dai, ragazzi. Perché è un trip mentale, quindi non penso che la gente possa arrivarci facilmente. Se non capite il nickname, fatecelo sapere nei commenti che provvederemo a fare qualcosa. Esatto, nel caso negli episodi dopo lo spiegheremo. Ok, Luke, io sono il primo allenatore, non so te. Anch'io, in the palestra, sempre lì siamo. Mark Nurse, Regice! No, ancora, ma basta! Iniziamo basta così? Regice. No, veramente, ragazzi, sto Regice... No, zio, Regice che usa ritorno, però no, cioè non puoi dirmelo così. Regice chiusa ritorno non va bene. Dunque, stalker in modalità finale, in forma finale, mia ragazzi, super è iniziato, di... è iniziato benissimo questo episodio, raga, è iniziato benissimo. Anche qua, doppio smash, mi ricordo le scimmiette, ambi. Doppio smash, ambi, mamma mia. Luke, io sono andato alla stanza successiva, bella lì. No, io no, mai lo ticherà, che fa troppo cosa. Tra l'altro io te lo dico, io sta palestra non l'ho mai capita in vita mia, ragazzi, cioè, proprio... Diciamo che alla Game Freak si sono messi l'impegno per farci il smadonna. No, veramente, cioè, si sono impegnati per creare una palestra del genere, perché a mio modesto avviso è difficile. Esatto, potevano metterci qualcos'altro, dai, gioco, giusto qualcos'altro. Allora, sì, mi sono trovato davanti un Gyarados contro il quale sto realizzando di non avere mosse adatte. Bene. Allora, c'hai mosse retto tu? Non c'è nessuno. Forse anch'io. Siamo senza mosse retto. Allora, ho mandato John Frog per fare un bello psicolancio. Jean Le Frog, come Jean Le Frog. Jean Le Frog, petalo danza, muori. Ok, Jean Le Frog, colpisce ancora. Ecco. Niente VIP, però. No, però c'è Gyarados che fa pigro. A me fa piacere, però, cazzo, svegliati che la vita deve essere vissuta. Makuhita, io non voglio più vedere un Makuhita in vita mia. giustamente, direi anche. Allora, Luke, la situazione si sta facendo drammatica perché sto Gyarados. Attenzione. No, che coglione! No, zio, stai scherzando! Questi urli non mi piacciono, ho paura. Zio, mi ha messo giù le punte e le Vitorocce. Io non l'avevo considerata le Vitorocce, ho mandato Samurai perché ho detto, sì, le punte le evito. Il cazzo, mi ha fatto 12 danni. E adesso? Non è morto, giusto? No, non è morto, però sto soffrendo. Semaforo, mandamelo giù, ti prego. Cioè, Gio, mi ha mandato Shroomish, il tuo vecchio Drax. E ora Darkrai. ho praticamente mollato una bestemmia in webcam senza No, quindi io non l'ho vista, la vedo poi in editing, perfetto. Zio, sto avendo difficoltà tecnico-tattiche. Tecnico-tattico, giusto. No, perché sto Gyarados qua obiettivamente mi sta prendendo il culo. Cioè, io ho aperto Darkrai. Muori! Tentenna, ole! Via! Olè. Tentenna di nuovo! Pigro! Che schifo! Figa! Guardalo! Perché? Pigro, porco de... Oh no, giudizio, mi ha giudicato, oddio. Oh, tentenna, no. Sì, muori. Foto. Ce l'ho fatta! Anch'io, quanto costa mia Champions? Oh, Dio, Champions League. Oddio, Pikachu, raga, cioè, questo qua vestito da Pikachu me lo mangio. Tu come sei conciato adesso, Luke? Sono davanti a quello che fa Pikachu, fa il cosplay di Pikachu. Oh, quindi, ottimo, perfetto, il tuo amico, quindi, diciamo... E a Mewtwo, ma sì, mi sembra giusto. Che ricordiamo ma... aver fatto una bellissima presenza in questa serie. Sì, molto bella. Io ragazzi dicevo fuori parte, no, tranquillo, è forte. Che coppie fortissime, finalmente.
O intanto appare, appare Flaregod per chi la coglie. Ah, un saluto anche a al creatore di Sì, ma ha fatto verde bufera su Giordano. Me l'ha squartato, brutto colpo, è morto. Vabbè. Raga, è morto Giordano. Vabbè. Non ce la possiamo fare. Allora, ma Giordano era ovviamente giochi Pokémon. Sandslash. Ah, mamma mia. Ma perché? Che si era avuto da chi, oltretutto? Che non mi ricordo più. Zero di Giordano, raga. No! Che cosa? Che succede, Gio? Ma ha fatto Bora su Samurai, meno male che ha retto. Ma Giordano da chi si è voluto, scusa, Giordano, già? Da Magby, credo, perché a giudicare dal soprannome. No, ma quindi non mi stai dicendo che anche il mio, quindi, il mio Hagrid, no. Il mio Hagrid, ma era una bomba, era Hagrid, cioè, era Raga, Magby. No! Giordano! No, raga. Mi stavo affezionando, Jordi. Vabbè, bei Pokémon che mi stanno mandando, comunque. Chi ti ha mandato? No, non lo posso dire. Perché è una bestemmia? No, non lo posso dire, già, fidati, no, te lo dirò poi fuori parte. Ok, Septile. Va bene così. Va bene così. Allora, io sto proseguendo, Luke, dopo la morte di Giordano. Raga, no, ma perché? Ah, aspetta, gioco contro lui un secondo. Giordano era toccatore di Calalipoli, solamente sì, per essere sicuri. Sì. Ah, allora la mia bomba non si Stai scherzando? Mi ha mandato in campo Magby. Raga, però vedete... In questa serie ci piglia per il culo, Luke. Cioè, è l'unica soluzione, ragazzi. Da inizio a fine, oltretutto. Cioè, non c'è un episodio in cui non veniamo presi in giro da questo gioco. Ma è detto allora, gioco, oltretutto. Che roba. Voglio fare un dialogo per Giordano. Era il più debole, ma con il cuore era il più forte. Giordano è stato ben ricompensato dopo questo dialogo, dopo questa dedica, più che altro. Povero Giordi. No, basta, Nido... Come sei conciato, Luke? Ti vedo abbastanza in difficoltà. Ti senti in difficoltà? Mi mandano Nidoking, mi mandano cosi del genere. Io, ragazzi, non so. Mi mandano cosi. Metto il pugno di Nidoking. Ma no, zio, un altro brutto colpo. Tra l'altro, chissà se senza quel brutto colpo. Oddio, Nidoking con Pigrone, che bello, io godo. Molto bello. Grande. Molto bello. Okay, queste qua sono le cose che ti fanno dire. Oh. Esatto, poi YouTube ci censura, ma vabbè, ragazzi, sono quelle cose belle. Allora... Gio, dai, hai perso qualcun altro oppure sei andato? No, avanti, sono a posto, è che sono molto avvilito per la morte di Giordano, che era mio amico d'infanzia ormai, cioè nel senso... Era passotia, vero, il Clefable, il tuo vecchio Clefable. Guarda, che un episodio di reminiscenze, questo, raga, non sta né in cielo né in terra. No, fuoco bomba di Tia su Meganium, io implodo adesso, se me lo fa fuori, Io implodo. No, ha detto anche bene, attenzione, ragazzi, Meganium, pazzesco. Aiuto, cioè, nel senso, ha detto no, cazzo, Fion, va bene, non è un problema, tranquillo, bello, cioè, sì. Mandamene un altro leggendario, mandami mia madre col perizoma ancora, cioè, nel senso, fallo. Dopo Fabio della scorsa parte. Va bene, no, va bene, ci sta, ragazzi, ci sta, nel senso, voglio dire. Via, Samurai livello 59. Samurai sta diventando un po' la mascotta, possiamo dire, di Sassuolo. Sì, ma anche Giordano stava diventando una mascotta, infatti sto piangendo male. Dio, brutto colpo di fuoco, ma però tu non me lo puoi fare proprio adesso, quindi calmati, veramente. No, infatti, Luke, ti prego, perché... Allora, io ho Vladimir, però. Che è bello tosto, questo va detto, però, cioè... Vlad veramente è forgiato dal freddo della Siberia. Oh, che cazzo ritirano i Pokémon, che è competitive. Oh, BGC 19. Camuffamento tipo normale, spaccaroccia super efficace, GG. C'è la piccola foca, raga. Piccola foca. Cioè, provo a mutarla giù con il Lumise. Attenzione, la rischio. Aerocolpo! Zio, se me lo butti giù veramente... No, ok. Sto impazzendo, Gio. Sto ufficialmente impazzendo. Luke, cosa è successo? Porco Aerocolpo su... Su coso, sulla fatta insetto, madonna. La fatta insetto. H Illumai. No! Che è successo? No, se finisce così no. Grace, non per il contraccolpo, non per il contraccolpo di Baldiali. Non per il contraccolpo, ok. Grace già non può andarsene un'altra volta, sarebbe come finire la serie già adesso. Non per il contraccolpo di Baldiali, Luke, cosa stava per succedere, no, madonna, no. Extra rapido, tua madre. No, più che altro,
Più che altro, cos'è sta palestra? Più che altro, è quella la domanda. Madonna, che difficoltà, cioè, veramente. Ma tra l'altro, poi Luca, noi non abbiamo ancora tirato fuori il discorso. Ma la Lega, che stracazzo di livello sarà? 60-65, immagino. Cioè, ma non... mi devo allenare pure il pisello per farla, cioè, nel senso. Esatto, pure cioè qualsiasi muscolo praticamente. Ottimo. Mamma mia. Perfetto, perfetto. Geodude. Allora io sto proseguendo psicolancio a casa. Tra l'altro, tanto quando finiscono gli allenatori che non ne posso tipo già più perché sono troppo potenti, cioè chi ho più che altro sono a livello 54. No, inibitore! Potrei fare una rima brutta, ma non posso. Potrei fare una rima bruttissima. Attenzione che Kyogre c'ha la mossa graffio, quindi io potrei anche spaventarlo. Cioè, il graffio di un Kyogre tipo deve essere devastante in realtà. Comunque vedo c'ha degli artigli che al mercato nero secondo me farebbero faville. Minchia, attenzione. Buttali via. Ah, no, è vero, come si faceva qua. Cioè, devo tornare, André. André, esatto. Come direbbero in qualche dialetto. Fare così e poi andare su di qua, giusto? Vediamo se c'è problema. Sì, mamma mia, sono arrivato da Corrado. Devi fare come il backtracking. Sono arrivato da Corrado. Spero di non prenderlo in culo, Luke, direi che ci parlo. E va bene, sfidante, non capita spesso, ma alcuni allenatori decidono di venire a sfidarmi. Si tratta di lotte noiose e neanche una goccia di sudore per batterli. Io sono Corrado, il capo palestra. Si dice che io sia il capo palestra migliore della regione di Sinnoh. Ma adesso dobbiamo darci da fare. Spero che tu sia l'allenatore che mi ricorderà quanto è divertente lottare. Muori adesso. Nome? Muore. Crystal. Crystal. Bene. Onesto. Benissimo. Non ti Un Pinek Bar così cattivo. Così di cattiveria proprio. Mamma mia. Dai. Ti ha mandato, Gio? Allora, mi ha mandato Pinecolo, ho shottato, adesso mi manda Camerap, gli faccio un surf e credo di seccarlo, minchia, mi sta venendo a starnutire. Siamo dici senza fare esplodere nulla. Mi sta venendo a starnutire, certo. Surf per 4, vediamo se lo mando giù. Sono arrivato da Conrad. Mamma mia, Drugs non è riuscito a mandare giù Camerat per 4. Dio. Drugs è il distruttore. Che tristezza, Drugs. Clefable, pure qua, perfetto. Tia. Buongiorno, tio. Un saluto. No, qua mi sarebbe stato un bot utile, Giordano, Sig. Rip Giordano, rimane sempre nei nostri cuori. Zoe, mamma mia, sai. Via. Dai, Regirock, basta con questi Regirock, veramente. È vero che il Fable c'è lento inizio qua. Oddio, che infarto, che infarto, Luke. Ha fatto Mega Corno, che ha l'animazione simile a Troppo Forte. Solo che io c'avevo il filtro antipop davanti, quindi non l'ho visto, infatti sono spaventato. Ok, Regirock a casa sul divano. Muori, ricarica totale, vaffanculo. Cimcher, certo. Tu sei arrivato da Corrado? Io sono 2-0, me ne mancano due. Ok, tu? Bella, perfetto. Baldeali, vediamo quanto riesco a farti. Non troppo, perfetto, interessante. Baldeali. Le miau. Ma vai a casa, zio. Spaccaroccio, muori! Ok, sì, ce l'ho fatta. No, a parte leggere, con imbarazzante comunque. Grembal. Provo a mandare un samurai che, raga, è diventato il più forte del mio team. Cioè, senza motivo apparente. È potentissimo sto incredibile. Guarda che ha praticamente shottato Grembal. Guarda! Una bestia. Sgranocchio, vinto! Samurai, signori. Che incredibile, samurai. What the fucking belva. Pazzesco. Palestra ottenuta. Gio, ho vinto anch'io, incredibile. Ultima medaglia conquistata. Dai, medaglia faro e via. Perfetto. Peccato per Giordano, però. Rip, raga, probabilmente entrerà in squadra e valuteremo alla luce delle coppie ottenute la coppia da mettere in squadra. Quella più. Beh, abbiamo tipo Salamence e Gyarados insieme. Salamence e Gyarados è una coppia che ci sta, raga. Ci sta. Ci starebbe. Quindi i più probabili, diciamo che sono loro. Che palle, però, che devo tornare indietro. Caduta Massi, interessante. Io non ho neanche visto che MT mi ha dato, non so neanche il numero. Quindi ancora, evito. C'è ancora una cattura in questa parte, però quella del percorso sopra Arenipoli, che possiamo sfruttare. Magari. You got ragione. Quanto siamo di minuti, Luke? 13:43, attenzione, proprio la precisione totale. E quindi dobbiamo, ragazzi, mamma mia, che perfezione. Lo sai che non puoi ottenere la precisione? Perché ogni secondo, nel momento in cui dici 13:43, non è più. Beh, ma io sono Rocket, posso ottenerla in questo. Vabbè, basta, con questi. Allora, queste frasi molto. Per cercare. Molto. Luke, ho fatto un aborto nel video. Cioè, tipo, stavo cercando di scendere al centro Pokémon. Gli ho fatto il giro sulle passerelle in alto. Cosa vuoi? Sono entrato di gran classe, io veramente. Allora, io adesso deposito Giordano. Per ora lascio lo spazio vuoto, Luke. Non so te, non ritiro nessuno. Quanto siamo di morti, quindi?
Allora, sai che perché era un po' di parte che non perdevamo Pokémon, quindi... Non mi so, non sono più abituato! Sinceramente non ricordo, ragazzi. Se voi lo vedete sicuramente in Cyber il allora, io ne conto giusto. Io ne conto 24. Allora 24, perché mi pare che eravamo fermi a 23. Ne conto certo 24, punto, quindi... sì. Beh, abbiamo recuperato un pochino, dai, ci sta. Beh, dai, almeno non supereremo, si spera... Le 30, dai, l'obiettivo è non superare le 30. Le 25 già ci sta, ma le 30 no. Sì, sì, comunque sia, Joe, penso che la scelta definitiva la faremo fuori parte, quindi per la prossima delle vittorie. Luke, io te lo dico, guarda, te lo dico con tutto il cuore perché... Mi succede sempre quando gioco a Diamante Nuzlocke. Alla Lega, sì. Ricordiamoci che Barry arriva. Giusto, giusto. Ricordati. Quante morti contato? Ah no, che sì, sono 24. Io ne conto 24, poi dopo vedremo dalle sidebar il da farzi. Ma allora, 24, perché c'è anche Leaf che è morto, sono 24 esatti. Esatto. Allora, io ho tenuto cascata, quindi adesso mi avvio verso la cattura. No, però fammi sono venuto da molto lontano, fa piacere. Fammi contare un attimo, Gyarados, sì. Se è buono. Controllalo. Beh, c'è iperraggio. Ci si può lavorare sopra, pugno spine. Il randomizer dei poveri. Luke, io sono vicino al sito per la cattura, che dici? Però... Vai, Joe, falla pure, tanto tocca a te stavolta, l'ho fatta prima ho io. Ho trovato una volta, grande quindi... lente nascosta a caso, totalmente, ragazzi, cioè, non me l'aspettavo. La lente di un gentiluomo. Cattura! Quindi... Vai, Joe, non ci fa sognare, Joe. Ti do un indizio, Luke, va bene? Vai, spara. Vai a tutti, scimmiette! Ma è la forma primordiale o quella... È Hypom. Vabbè, Pokemon... si può evolvere più o Pokemon meno, lunga coda, lo chiamo Minch, cosa posso fare? Cioè... È il Minch, grande. Lo chiamo Minch. Perché c'è Barry sulla spiaggia qua? Perché deve dirti che c'è il cazzo duro e che devi andare alla lega. Ah, informazioni che potevo anche fare non sapere, però vabbè, dettagli. Allora... Il repellente, ok, ne ho due, quindi lo attivo. Ah, tra l'altro, ragazzi, non ve l'abbiamo detto, ma tra le catture che avevamo esplicato, ce ne siamo dimenticati una, ossia quella alla Lega Pokémon, vale. Perché in questo gioco puoi fare la cattura alla Lega Pokémon. Sì, c'è tipo quella cascata e poi c'è uno spiazzo d'acqua, uno specchio d'acqua. 2.23, attenzione, mi ha presto a catturare, ragazzi, vediamo un po', ho paura. Questo sarà tipo Ambipom, sicuro. Se rido. Dai, vediamo un po', ragazzi, cattura. Ditto. No, è vero che io ditto l'avevo già ucciso in qualche parte, però... Sì, era la quinta. Nell'episodio 5 fai ops l'ho ucciso. Era tipo, non mi ricordo. Era quando avevamo rifatto la cattura, me lo ricordo benissimo. Esatto, io. Era tipo sopra Mignaropoli. Esatto, cioè bene, io Mincio ce l'ho qua. Vabbè, Joe, Ditto e Hypom penso sia una coppia che... Allora, cioè, a intuito non la metteremo in squadra, a intuito. No! Bene a tutti, ci viene! Pure Ambipom è apparso! Madonna, mi ha appena fatto perdere 3 decibel di orecchio. Scusa, non t'ho avvisato, hai ragione. Cioè, Ditto dopo 3 mosse fa scontro? What? Va bene. Ah, sì, perché aveva incrocolpo, quindi sì, ha senso, vabbè, meglio, no, suicidio per me è ancora meglio. Senso? Aveva, perché aveva incrocolpo, il incrocolpo ha 5 pp. E perché dopo 3 colpi? Perché ne ha fatti 3 e ne ha falliti 2, però l'ho catturato, Joe, vabbè. Yeah! Yes! Hai presente quelle scene dei cartoni animati, delle feste di compleanno tristi, quando hai la trombetta, questo, sì, più o meno. Pokémon mutante. Come lo chiamano? Ben 10? Chiamalo X-Men. Lo chiamo X-Men. No, chiamalo Ben 10, ti prego. Lo chiamo Ben, raga. Anche Ten, metto. Che è successo, Joe? Hai fatto volare qualcosa? L'hai chiamato davvero Ben 10? Sì, l'ho chiamato Ben. Addirittura col trattino in mezzo, quindi di gran classe quest'uomo. Questo è uno dei meme più belli della storia. Ben 10 Ditto. Questo episodio si chiamerà così, come posso chiamarlo? Dai, comunque questa parte finiamo il percorso, che dici? Ci sta, no? Sì, tra l'altro ho appena notato che uno di questi allenatori ha la classe allenatore God. God, esatto. Sì, se preferisci dirlo in maniera più bella. No, vabbè, ecco. Beh, bisogna dire che io ho visto anche molti che hanno la classe Champion, quindi... tipo, poco comunque, cioè, nel senso, sono molto, come si dice... Modesti. Hanno autostima che veramente è molto invidiabile comunque. Esatto. No, giudizio di Arkas. Ti prego, Arkas, non giudicarmi. Giudizio di Arkas?
No, di Arcanine. Ci siamo. Ok, quasi. Perfetto. E qua potrei farci una bella battuta, però siccome c'è il family friendly non la faccio. Oddio. Tanto, chi la coglie, non c'è bisogno di farla. Oddio, diciamo solamente coincidenze. Coincidenze? I don't credo. I don't credo, veramente. Via, tanto c'è Ben 10 fiero lì in posizione. Dai, dimmi le statistiche, ridiamo un po'. Ah, ecco, aspetta che te lo dico, Gio, mentre sono ancora in battaglia mi interrompo per dirti le stats. Vai, esci. Tanto, allora, 25 di attacco fisico con un crocolpo, quindi... buono, vabbè. Resto. 31, 56, 60, 77, ma sì, danno... 77, minchia, veloce Ben 10, comunque. Minchia. Troppo. Speedy, vabbè, dai, un crocolpo. Speedy Gonzales lo chiamavano. Esatto, lo chiamavano Usain Bolt. Comunque, Luke, abbiamo i Pokémon allenati, sai? Guarda che io c'ho tipo un Gaston quasi al 60, quindi buono, io ce ne ho alcuni al 60, quindi non siamo messi così male come credevamo. Ma conta che per la Lega siamo in linea comunque, non siamo tanto. Ma infatti per la Lega, ragazzi, ci alleneremo per la Lega, ce n'è. Almeno fino a 63-65 direi. Sì, minimo. Qualcosa minimo del genere. Perché siccome abbiamo aumentato la difficoltà, non si sa mai. Soprattutto in una Crazy Oak del genere che dopo quello che abbiamo vissuto, Luke, io penso che questa sia considerabile la Crazy Oak più difficile della mia vita. Sì, ragazzi, infatti io penso che alla fine lo dirò nell'ultima parte col discorso finale, sì. Ragazzi, un parto veramente. È stata una sofferenza, Luke. Allora, sto aggiungendo l'ultima parte, quindi stiamo per finire, già siamo a 20 minuti e dai, tra poco finiamo, 2 minuti, 3. Allora, assistente, mi fa piacere, muori. Assistente, uno strumento, vediamo, di sfoguscio. What the fuck? È tipo, è un mag cargo che fa, no, guarda, basta. È un mag cargo lì che chiede pietà al bordo dell'acqua, veramente. Roccio a Roma, so. Perfetto, roccia a Roma, vai così. Piace. Tu giù tra roccia calda, roccia anima, fossi tutto, il cranio, ho trovato tutto fossi, di tutto. Fossi il bacca. Comunque poi ragazzi, fossi. Questo percorso qua, siccome c'ha degli antri nascosti, anticipando la quinta generazione, ce lo esploreremo bene. Via. Bene. Uxie, boh, io sono arrivato alla cascata, però mi serve cascata da insegnare più che altro. Quindi... Ah, ma io ce l'ho o non ce l'ho, Mincio, per un motivo. Grazie, Ambi. Oddio. Gio, Ben 10 ha uno scopo, cascata. Grazie Ben 10. Grazie. Hashtag grazie Ben 10 nei commenti, ragazzi. Ragazzi, vogliamo un po' di commenti. Madre, tulipano, eh? Vogliamo un po' di commenti con hashtag grazie Ben 10. Allora, via veramente. Così. Aspetta, sono avvelenato il cazzo, via così. Fermi. Via così. Allora, samurai. Ok, io samurai al 60, Luke, è fortissimo e si allena come se fosse cazzo. Vin Diesel. Ma è tipo velocissimo, no? Questo sì, ma balza di prepotenza e hai tipo le potenze belle. Cosa? Va bene. Niente. Facciamo... Adulazione, ma vaffanculo. È Vin Diesel. Ha provato a suicidarsi, samurai, okay. Perfetto. Ok. Boh, io sto guardando un po' i reserve. Fammi vedere anche Zengus, ma non penso che... Via. No, per niente. Non Zengus. È buono Zengus, eh? Gio, io direi proporrei Gyarados e Salamence, sinceramente. Allora, il mio Salamence è bello tosto. È lentissimo, però per le altre statistiche c'è. Cioè, potrei provare a far evolvere Bagon, che ha muta, però non lo so. Ah, fanculo. Cioè... Mi ha preso di striscio, er nuotatore. Okay. Mi ha preso di striscio, ok, di attenzione. Allora, io andrei sinceramente di Gyarados e Salamence. Poi, ovviamente non è ufficiale, controlliamo meglio fuori parte, però come indicazione generale, Luke, sì. Anche perché ci sono ancora 2 catture di Vittoria e Lega Pokémon, e... però per la prossima parte è meglio già decidere qualcosa, sì, ovviamente. Sì, io andrei di Salamence, ragazzi, easy. Boh, io ho finito, già ho finito, aspetto. La cattura alla via Vittoria, prossimo episodio. Ovviamente, sul mio canale. Già qua l'abbiamo fatta. Ragazzi, noi speriamo, io spero, l'esistenza spera, il divino spera, Aborto Zard spera che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invitiamo tutti quanti all together a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, ai canali. Mi raccomando, premete la campanella di entrambi i canali per rimanere sempre aggiornati. Rispondete alla domanda del giorno e passate da tutti i social che trovate in descrizione. Altrimenti la potenza del divino si abbatterà su di voi. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bye bye, reclute.